Pronta? Sì, pronta. Care mamme ascoltatrici, oggi siamo su www.mammiradio.it e parleremo della teoria dell'attaccamento di John Bowlby. È il mistero più complicato del mondo, eppure non c'è scuola che lo insegni. E se le donne lo sanno soprattutto le mamme. Una di loro, Elena Salomoni, ha deciso di scendere in campo per aiutare tutte le mamme bisognose di consigli. Come cambiare un pannolino? Come fare un bagnetto? Domande semplici ma fondamentali. Per farla ha investito tempo e denaro in un progetto ambizioso, creare la prima radio italiana dedicata solo alle mamme. L'idea di Mamme in Radio è nata dopo la mia maternità, quindi dopo la nascita di Riccardo, dove praticamente è successo tutto quello che non doveva succedere e grazie a queste cose negative la mia filosofia un po' buddista mi ha portato a cercare di capire come fare a rendere invece questa cosa più utile per le altre. Il sito è nato nel 2009, mentre le dirette radiofoniche sono iniziate nel marzo dello scorso anno. I temi trattati attraversano tutte le fasi della gestazione, da prima man a dopo parto. Un posto speciale occupato dalle rubriche. In ieri e oggi le nonne forniscono consigli tratti dalle loro esperienze. Le nonne sono sia le mamme di ieri, ma sono ancora mamme oggi. È stato veramente un poter rivivere la maternità o usare vecchi metodi nella contemporaneità di oggi. Mentre nel Buona Sapersi vengono illustrate le iniziative cittadine più interessanti per le mamme. Buona Sapersi è una rubrica dedicata alle cose burocratiche, pratiche e utili. Può essere una vetrina promozionale per tutte le associazioni, enti e promozioni a scopo sociale, quindi le persone che aiutano gratuitamente altre mamme. Ma il vero fiore all'occhiello di Mamme in Radio sono i video istruttivi, realizzati con la collaborazione delle altre mamme. Una mamma può decidere se avere un'ostetrica o una psicologa dell'età evolutiva a sua disposizione. Con questa assistenza gratuita domiciliare noi chiediamo però in cambio di poter effettuare delle riprese video in modo tale che l'esempio sia d'aiuto per altre mamme. Il progetto ha come missione quella di fornire consigli utili alle mamme, facendole sentire meno sole, attraverso il sito web ma anche con il gruppo Facebook, partecipando alla diretta tramite chat o chiamando con Skype. Mamme in Radio mette la tecnologia a servizio delle mamme, fornendo loro un aiuto concreto. E mentre Mamme in Radio spegne la sua prima candelina, Elena sgombra il campo dagli equivoci. C'è spazio anche per i papà in questa avventura. Ci sono delle puntate dedicate ai papà, a papà in radio, ma ritengo che tra mamme ci si capisca meglio che non tra uomini e donne. È solo per mamme. Mamme in Radio, la radio di tutte le mamme.